Eccoci qui ragazzi, eccoci qui in quello che forse è il video più pazzo, più folle della storia del mio canale. Eccoci qui perché oggi andremo a pronosticare tutto quanto l'europeo, dalla prima partita fino alla finale, con conseguente squadra vincitrice, tutto quanto senza esclusione di colpi. Però prima ovviamente vi chiedo di iscrivervi al canale, cosa scontata, ma molto molto importante, oserei dire fondamentale, a lasciare un bel like e a commentare anche con i vostri pronostici su questo europeo: chi vincerà, chi sarà il flop, chi sarà la sorpresa. Ragazzi, scrivete tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Comunque, partiamo subito facendo un brevissimo, ma veramente brevissimo recap sulle regole principali. Ovvero che, cosa importante, ragazzi, ci sono sei gironi. Tutti e sei da quattro squadre passano subito agli ottavi di finale, le prime due, e poi passano sempre agli ottavi 4 delle 6 terze, quindi le 4 migliori terze in posizione, ovviamente in base ai punti fatti nei gironi. Detto questo, andiamo subito al sodo e partiamo subito dal girone A, dal girone dell'Italia. Appunto, gruppo A che vedete qui alla mia sinistra, alla vostra destra, credo. Gruppo A che finirà in questo modo: Italia prima, Svizzera seconda, Turchia terza e Galles ultimo, Galles al quarto posto. Gruppo B, che state qua ovviamente, che finirà invece col Belgio in testa, poi la Russia al secondo posto, Danimarca terza e Finlandia prima partecipazione per lei all'Europeo, che invece finirà quarta in classifica. Proprio ragazzi, l'ho ammazzata sul nascere la Finlandia, purella, preghiamo per lei, però secondo me andrà a finire così il gruppo B di questo Europeo, di questo Euro 2020. Gruppo C con Olanda prima, Ucraina seconda, Macedonia a sorpresa ma manco troppo terza e Austria fanalino di coda, Austria ultima proprio ragazzi, sotterrata non solo la Finlandia ma pure l'Austria, che si fa sorpassare anche dalla Macedonia, che però attenzione, per me non andrà bene. Però ragazzi, non è una squadraccia da buttare, da sottovalutare troppo. Poi certo, per me, vabbè, non vi spoilerò niente, andiamo avanti, va. Gruppo D, andiamo belli veloci, se il nostro video dura 10 minuti, forse pure di più, forse 10 minuti a prescindere, ma se no dura 40 minuti. Andiamo veloci, quindi Inghilterra prima, Croazia seconda, Repubblica Ceca terza e infine la Scozia, derby britannico che secondo me sarà vinto facilmente dagli inglesi, che anzi prenderanno proprio a schiaffi totali la povera Scozia. Gruppo E, Spagna in testa, Spagna prima, Polonia seconda, un po' a sorpresa, Svezia terza e fanalino di coda, ultima in classifica invece la Slovacchia di Amsic. E basta ragazzi, non ne ricordo altri, vabbè. Girone F, probabilmente il più bello di tutti quanti, anzi, gruppo F, ragazzi, gruppo, che girone, gruppo. Comunque, stavo dicendo, il gruppo più bello di tutti quanti, con la Francia che secondo me arriverà prima, secondo posto, no, i tedeschi, non la Germania, ma il Portogallo, terzo posto invece riservato alla Germania e quarta la povera Ungheria, che poraccia, ragazzi, se ci penso, passeggiando si è trovata in un girone con Francia, Portogallo e Germania, se ci penso mi viene veramente da piangere per loro. Preghiamo tutti per l'Ungheria e andiamo avanti. Ovviamente adesso vediamo le quattro migliori terze che secondo me si qualificheranno agli ottavi di finale. Le quattro migliori terze invece secondo me saranno Turchia, Danimarca, Svezia e Germania, quindi le uniche due terze escluse invece saranno Macedonia e Repubblica Ceca. E vabbè, andiamo adesso dove si entra veramente nel vivo e andiamo a vedere gli ottavi di finale. Ottavi di finale, adesso ve li dico tutti quanti a raffica e poi ne parliamo uno per uno, tutti d'un fiato: è Svizzera-Russia, Italia-Ucraina, Olanda-Svezia, Belgio-Germania, Croazia-Polonia, Francia-Turchia, Inghilterra-Portogallo e Spagna-Danimarca. Adesso fatemi riprendere fiato, no ragazzi, a parte gli scherzi, comunque andiamo subito dal primo all'ultimo e vediamo chi passa. Per me Svizzera-Turchia, passa la Svizzera, Italia-Ucraina. Passiamo noi, passa l'Italia, Olanda-Svezia passa l'Olanda, Belgio-Germania passa a sorpresa il Belgio, Germania fuori, già agli ottavi salvata dal ripescaggio, arrivata terza ai gironi, salvata dal ripescaggio, va fuori agli ottavi se incontra il Belgio secondo me. Poi Croazia-Polonia invece passa la Polonia, Francia-Turchia passa la Francia senza troppe sorprese, Inghilterra-Portogallo, e qui ho avuto veramente tanti dubbi alla fine, ho
detto, vabbè, passa l'Inghilterra e poi Spagna, Danimarca passa la Spagna. E adesso abbiamo già il quadro bene o male dei quarti, quindi passiamo ai quarti. Quarti di finale, appunto, quarti di finale molto interessanti. Abbiamo Francia-Polonia, Belgio-Italia, Svizzera-Olanda e Spagna-Inghilterra. Quindi partite molto molto interessanti. Secondo me Francia-Polonia passa la Francia, Belgio-Italia passiamo noi ancora, anche se il Belgio è veramente una bella squadra e comunque ragazzi per me sono una delle possibili favorite all'europeo, anche se in questo caso secondo me passeremo noi. Olanda-Svizzera passa l'Olanda e Spagna e Inghilterra passa invece la Spagna, e quindi anche qui ragazzi si chiude e abbiamo le semifinaliste di questo europeo. Non ci resta ovviamente che passare alle semifinali. E qui ragazzi con le semifinali c'è veramente da divertirsi. Italia-Francia e Spagna-Olanda, noi contro i francesi, la partita delle partite di questo europeo, una partita sentitissima da entrambe le parti, non solo per l'importanza che c'è ovviamente per quello che ci si sta giocando, ma anche per come si è sviluppata nel tempo la rivalità calcistica e non solo tra noi e la Francia. E per me col cuore, con la grinta, passiamo noi, con la passione, passiamo noi. E poi invece Spagna-Olanda, il remake della finale del Mondiale in Sudafrica di 11 anni fa, passa la Spagna, e quindi abbiamo già composto la finale, andiamo a vederla. E adesso la finale, adesso ragazzi l'ultimo atto, adesso Italia-Spagna esattamente come nel 2012, e secondo me, lo sapete chi vince questo europeo? Rullo di tamburi, lo vince l'Italia ragazzi, sì, per me lo vinceremo noi con tutti gli scongiuri del caso, per carità, però abbiamo un gran bel mister in panchina, un vincente assoluto, abbiamo un bel gruppo, anche se non siamo i più forti tecnicamente, per me alla fine vinceremo noi. Però adesso ovviamente invito voi a fare il vostro pronostico qui sotto nei commenti, a iscrivervi mi raccomando e anche a lasciare un bel like. Ciao a tutti, ci vediamo o dopo o domani, ciao ciao.